e che comunque poi alimenterò sicuramente e così Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi Corrado, noi ti aspettiamo chiaramente con altre opere e magari quando avrai una personale o comunque una collettiva, una mostra presente nel nostro territorio di copertura, quindi Aspetti Pisa, Lucca e Livorno, chiamaci pure che noi saremo sicuramente presenti come emittente. Se posso cogliere l'occasione, comunque a marzo, a primavera, avrò una mostra a Castiglioncello, alla Galleria in Villa. E niente, e spero che... Sai già le date precise? Ma le date precise dal 28 di marzo, sì, per 3 settimane. Dal 28 di marzo per 3 settimane. A Castiglioncello, la Galleria. Quindi Serena, ricordati l'appuntamento, andrai a riprendere e intervistarlo. Ma sicuramente sì. Di Reporter TV. Ma ben volentieri. Facciamo un grande applauso per Corrado Gai, che oggi davvero ha reso il nostro studio ancora più bello, strano, particolare. Grazie davvero. Bene, adesso io vorrei dedicare ai nostri artisti, a tutti i nostri artisti, un altro pezzo delle nostre Kimagure, Va bene? Scusa, siete d'accordo, ragazze? Ho chiesto prima l'aiuto della signorina Kimagure. Cosa ci cantano adesso? Sentiamo un po', Roberto. Allora, la seconda canzone è Il monopattino. Il monopattino. Che è un titolo insolito, però parla insomma di due persone che hanno litigato e che alla fine trovano un compromesso e capiscono che la cosa importante è rimanere insieme, perché prevale la voglia di volersi bene, di stare insieme ai piccoli litigi che possono succedere tutti i giorni. Il monopattino. Ottimo, ottimo messaggio. Con il monopattino, le Kimagure. Lascio il mondo a piedi e salgo sul monopattino. L'attimo che mi separa da te, cadono i pensieri più sinceri e veri, quando l'arroganza si impossessa di noi. E allora salgo sul monopattino, non c'è sostegno per appoggiarsi all'angolo. I colori sciolgo sul mio abito, è un disegno che sa parlarti di me.
separa da te. Allora, mi stava facendo notare Max Nascente, non so se per voi è un complimento, un paragone gradito, che i vostri pezzi vi ricordano molto i cartoni animati di quando era piccino. Quindi le sigle dei cartoni animati di quando era piccino. Scusate, loro conoscono Max Nascente. Eccolo là! No, ma chi è? Sì, lo cosa conosco. Fa? No, allora. Cosa fa? No, l'hanno conosciuto prima qua nei nostri studi. Comunque, un complimento che vi piace? Sì, un'associazione che vi piace? Alla fine veniamo da quel mondo, quindi insomma siamo cresciute con i cartoni animati anni 80. E poi comunque sia, va ricordato anche che anche le sigle dei cartoni negli anni 80 erano influenzate comunque dalla musica del momento. Certo. Ecco, quindi comunque sia la musica è tutta importante, cioè nel nostro panorama italiano. E noi ovviamente ci ispiriamo a tante cose e magari sì, può esserci qualche influenza anche derivante dal mondo. Avete avuto la grande occasione di fare la sigla, di realizzare la sigla per Lucca Comics and Games 2008, ma non soltanto, abbiamo capito. Sì, no, nel 2005, 2005 è nata appunto l'inofficiale, poi ora nel 2008 abbiamo praticamente ripubblicato un'altra versione della sigla, fatto con un altro arrangiamento, con la collaborazione anche di Riccardo Mori, che è chitarra acustica di Vasco Rossi, sì, sì, sì. Insomma tanti altri artisti, e abbiamo fatto questo mini CD che conteneva appunto il remake della sigla più un altro nostro pezzo dal titolo Sayonara, che è stato poi illustrato da delle ragazze di mangaka.it, che sono la prima scuola di manga italiana e sono veramente molto brave. Io so che questo pacchettino, chiamiamolo così, è davvero diventato un oggetto da collezione, oggetto di culto per Lucca Comics. Poi l'abbiamo fatto, fra l'altro il ricavato è andato tutto in beneficenza a un ente che si chiama Qua la Zampa, che si occupa di animali abbandonati, e noi questa cosa ci tocca particolarmente. Ottimo, quindi... direi. Ottimo, un bel applauso. Grazie. Piacerebbe fare la sigla di un cartone animato, importante? Perché se, no? Se capita, volentieri. Perché no? Perché no? Ok, allora grazie Nicky Magura, adesso grazie. Cambiamo decisamente.